Non vogliono lo scontro, puntano al dialogo, ma hanno anche le idee molto chiare e ci tengono a porre alcuni punti fermi col comune di Cremona. Sono i presidenti dei quartieri Po, Bagnara, Centro e Via Giordano, via quest'ultima al centro delle polemiche dopo il progetto preliminare approvato in giunta, progetto che prevede addirittura due piste ciclabili e altri artifici per scoraggiare il traffico, pista ciclabile che però pare proprio non piacere. Sono troppe le due piste. Una pista è necessaria, perché la riteniamo necessaria, perché si deve condare la continuità a quella di Viale Po. Due, secondo me, si stringe troppo la carreggiata e poi bisogna valutare quante macchine possono parcheggiare nelle vie limitrofe, senza andare di nuovo a intasare sempre via Cadore, che è l'unica via più vicina e possibile da parcheggiare. Il 5 maggio i quartieri si riuniranno di nuovo proprio per studiare bene la proposta del comune, facendosi forti la disponibilità dichiarata dall'assessore Alessia Manfredini ad accettare le loro indicazioni, tra le quali ritorna la strada sud, puntando sulla reperibilità dei fondi e ancor di più convinti che non vi siano alternative. Tante alternative non ci sono, perché se abbiamo un traffico di 20.000 macchine al giorno, anche se stringiamo il senso della carreggiata, le 20.000 macchine ci saranno sempre. Quindi o si trova una soluzione per non far fuorire tutte queste macchine in via Giordano, oppure si dovrà sempre sopportare un carico di 20.000 macchine in andata e in uscita, quindi si caricherà ancora di più quello che è l'inquinamento della stessa via. Per decongestionare Via Giordano, inoltre, si potrebbe rivalutare l'ipotesi di aprire il centro, sebbene il comune in merito si sia dichiarato sordo. Potrebbe essere anche questa un'idea, perché l'attraversamento, la chiusura del centro storico può comportare anche ad un traffico che si caricano le vie laterali. Quindi potrebbe essere un leggero alleggerimento o un alleggerimento, chiaro, i numeri bisogna guardarli, però potrebbe essere anche un'idea di riaprire il transito di via Manzoni con Corso Vittorio Emanuele. Chiaro, poi questa amministrazione ha deciso di chiudere questa zona qui con il loro programma, è tutto da studiare e cercare di capirlo.